Nei primi 8 mesi dell'anno, in Italia gli infortuni sul lavoro sono aumentati di quasi il 39% rispetto allo stesso periodo del 2021 e in Molise è andata ancora peggio, più 57%, un incremento di 623 infortuni in 5 casi mortali. Ancora tanti, troppi incidenti, nonostante leggi, controlli, appelli a una maggiore attenzione alla sicurezza, ha ricordato Michela Ferrazzo, presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro del Molise, in occasione della 72esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata oggi in tutta Italia. Gli infortuni da noi specialmente sono aumentati in agricoltura. Abbiamo avuto dei casi di persone che sono decedute, anche giovani oltretutto. L'ultimo caso in regione, quello di Ernesto Donatone, 84 anni, deceduto ad agosto a Trivento per il ribaltamento del suo trattore. 2 giorni fa la morte del figlio in Abruzzo per un incidente con la motosega. Un lavoratore che esce la mattina, va a lavorare e poi non torna a casa. Questo è grave.